finale di questa 70ª edizione della Spiegare Messe, e probabilmente in questi ultimi risultati che vi stiamo per condividere saremo un pochino più sintetici, perché si sono concentrate veramente tanti editori con tante novità. Grazie. E come al solito qualche segreto dovremmo per forza tenercelo per noi, nonostante vorremmo veramente spifferarvi tutto, ma non possiamo. Una considerazione però possiamo farla: la quantità immensa di giochi nuovi che abbiamo visto lascia presumere che anche quest'anno supereremo il record di nuove uscite in un anno. È molto probabile, ne abbiamo provati veramente tanti e ne abbiamo visti altrettanti che veramente per mancanza di tempo ci siamo dovuti riservare. Ed è solo gennaio. Insomma, mia. Partiamo subito? Vai. Nei particolari della Spiegare Messe non fosse altro perché è davvero imponente lo spazio che occupa questo curatore al centro del particolare 10, sia al piano di sopra che al piano di sotto. Parliamo di Asmodee, abbiamo incontrato i nostri referenti che sono quelli di Asmodee Italia. In realtà Asmodee Italia non è che fa il grande segreto di quello che andrà a pubblicare nel proprio futuro, c'è una bellissima pagina online che aggiorna costantemente con le date di uscita. In realtà con Asmodee abbiamo parlato parecchio di quelli che sono stati i suoi successi durante il 2018 e su tutti quanti spicca naturalmente il fenomeno Keyforge, con numeri veramente impressionanti oltretutto. Sì, mentre vi parliamo abbiamo già abbondantemente superato i 100.000 mazzi. Molto, in Italia, molto superati. Sì, addirittura ha sommato il successo di altre tre nazioni come Francia, Spagna e Germania, li abbiamo abbondantemente superati. Assolutamente, Keyforge ha preso piede in Italia in un modo incredibile e sicuramente tutto il gioco organizzato che è stato organizzato e che sarà organizzato appunto e tutta la nuova turnistica lo stimoleranno ulteriormente. Ci hanno tranquillizzato ovviamente che le ristampe sono assolutamente in arrivo. Discorso molto simile per Dungeons and Dragons. In realtà non è che siamo molto stupiti di questo, tanto se ne consta anche nelle precedenti edizioni, la Debut 5 per esempio faceva dei numeri interessantissimi in Italia. Cioè, sapere che ha già raggiunto le oltre 10.000 copie, aspetta, fa veramente piacere. Sì, qualcosa se non sono lasciati scappare per il futuro, comunque. Una garanzia che vogliamo darvi, perché ve ne parlammo proprio a noi rimbarcati lo scorso anno, è che la nuova edizione di Sherlock Holmes consulente investigativo sta arrivando. Sono tutti casi riordinati, tolte qualche imperfezione rimasta dall'edizione precedente, le scatole saranno allineate, insomma un piccolo restyling per una serie veramente interessante. Sì, vi consigliamo anche su un altro, vi rassicuriamo anche su un'altra scatola che sembra non arrivare mai. E invece arriva e incredibilmente dovrebbe arrivare ad aprile, incredibilmente dovremmo avere tra le mani Stuffed Fables. Ciao. Finalmente! Ciao a tutti, d'arte che già piace a tutto il mondo, finalmente arriva anche in Italia. Io non vedo l'ora di provarlo, lo sai. C'è anche da dire che appena arriverà questo si potrà cominciare a parlare anche degli altri giochi che Bedarte ha prodotto sulla stessa linea. Non vediamo l'ora, intanto però speriamo è vero. Che questo non arriva. È vero. E poi passiamo a quelli che saranno poi i titoli. Sì, no, in realtà anche queste sono conferme, solo che noi chiediamo ma dove sono finiti questi giochi? Ci hanno detto che è tutto in viaggio, parliamo dei giochi di Simon. Noi sono Pulmini Ornotto, non piace dire Simon. E quindi stiamo parlando di giochi che comunque si sono intravisti in quelli di Lucca Comics and Games, come Victorian Mastermind, Narcos e Zombicide Invaders. Zombicide è immancabile, giustamente. È tutto in arrivo, state tranquilli. Libellud è un editore francese, meglio conosciuto in tutto il mondo chiaramente per Dixit. Dixit è una marea di altri giochi stupendi, sì. A meno a guardarsi, ma anche a giocarsi. Beh, in effetti uno dei tratti che contraddistingue questa casa editrice sono sempre i disegni, gli artwork molto delicati, molto ispirati e dai significati mutevoli e profondi. Lo stesso possiamo dire anche per i titoli che ci ha fatto provare a qui a Norimberga. Uno più ispirato dell'altro. Il primo si chiama One Key. One Key. Sulla copertina c'è una sorta di, sembra una scatola dalla quale vogliono uscire delle cose.
comunque è un'altra iterazione dei giochi deduttivi, insomma, basati sulle immagini. Pensiero laterale, immaginazione, pensieri a più livelli, mille significati sovrapposti per ogni disegno, e è un cooperativo in cui dovremmo riuscire a indovinare la carta che il nostro compagno cercherà di farci capire tramite delle indicazioni poste su carte rosse se il concetto è molto lontano, gialle se qualche cosa in qualche modo può accomunarsi, o verde se effettivamente c'è qualche cosa di molto simile e molto vicino. E noi dovremo indovinare questa carta e lasciarla sul tavolo, eliminando man mano tutte quelle che non c'entrano. E vi assicuro che non è assolutamente facile, anche perché c'è un'app che guida il gioco dando un tempo ben definito, accompagnando anche con una musica, sì, ispirante, posso ripeterlo. A me ha creato attenzione. Sì, comunque volendo si può giocare anche con un normalissimo timer o una clessidra o... Però fa un'altra atmosfera. Sì, decisamente. E parlando di atmosfera, anche il prossimo gioco è tremendamente di atmosfera. Molta ambientazione, molto sentita. Il titolo? Obscurio. Wow! C'è questa strana biblioteca oscura. Giustamente. Bellissima a vedersi per come è rappresentata sulla plancia del gioco, con tutte queste scale, un po' a Escher se vogliamo. Sì. E i giocatori sono appunto i visitatori di questa biblioteca che non riescono più ad andare via. E devono collaborare per uscire da queste sei stanze apparentemente tutte uguali, ma con tanto di trappole che renderanno l'identificazione degli indizi sempre più difficile. E in più ci sarà un ulteriore elemento che aggiungerà pepe e complicazioni: un vile. Già, infatti. Traditore. Sì, indizi, immagini, anche qui da studiare nei dettagli, da capire e da intuire. Un forte intuito servirà per riuscire a scappare, anche perché anche qui il tempo sarà tiranno. E infine l'ultimo titolo che ci è stato mostrato, però questo lo possiamo dire, che dovrebbe uscire a settembre, forse, non si sa quale. Obscurio. Sì, può darsi. È un segreto. L'ultima scatola che è stata apparecchiata sul nostro tavolo era una scatola di attesa, ed è l'espansione di Death Forge Rebellion. Si presenta molto molto bene, la scatola è studiata nei menu particolari per contenere tutti quanti i componenti dell'espansione. Come siamo abituati d'altronde con Dice Forge. Ci saranno altri dadi da montare, che hanno due facce. Però ci sarà anche un dado particolare proprio... Non da montare, ma da usare così com'è nell'espansione. L'espansione è ispirata alle divinità e alla rivolta dei titani. Sì, infatti sono due espansioni. In una. E c'è questa plancia che tu prefass, non perché sono tirchi, ma perché di fatto non si possono giocare contemporaneamente, non sono troppo incompatibili, offrono due tipi di esperienze completamente diverse. Per il momento non è prevista un'uscita italiana, in ogni caso quella di Libellud sarà presente tra febbraio e marzo sul mercato. Per il momento. Per il momento. Speriamo. Altri amici che incontriamo sempre con piacere a Norimberga sono gli amici di Ludonaut. Sì, ci fa piacere incontrarli praticamente dal giorno in cui ci hanno mostrato il piccolo principe, in cui di una fredda mattina in Norimberga, da lì è iniziato tutto. Ludonaut ha conosciuto un sacco di successi anche con Cold Express, e poi sono andato a fare i titoli più o meno fortunati. E quello che ci ha mostrato in questa occasione sembra puntarci molto. La componentistica era molto era bella. Era molto bella. Io non l'ho giocato però. Parliamo di Space Odyssey, uno strategico profondo, molto interessante, in cui a partire da un esopianeta più grande e una relativa base spaziale in comune per tutti i giocatori, dovremo costruire la nostra base spaziale, seguendo ovviamente un criterio ben definito per avere più punti possibile, e fare avanzare i nostri senatori nel livello di importanza della colonizzazione di esopianeti, appunto. Questo titolo dovrebbe uscire a Cannes entro, quindi, comunque la fine di febbraio. Purtroppo per il momento non è previsto in Italia. Comunque, anche qui non si sa mai, vista anche la storia di questa casa editrice, veramente interessante. Era l'unico titolo? No, però gli altri due erano veramente a livello prototipale, anche se molto ma molto sfiziosi. Uno è un family
basato sulle costellazioni, infatti si dovrebbe chiamare Constellation, in cui i giocatori dovranno ricreare proprio le costellazioni come dell'Orsa Maggiore, del Toro, la cintura di Orione e così via. Insomma, anche qui sembrava veramente molto carino, anche in termini di design, componentistica, aspetto, sembrava veramente interessante. Ma dovranno ricreare come? Con carte? O con tasselli, carte, però ripeto, essendo ancora un prototipo non è entrato tantissimo nel dettaglio, ma sicuramente noi saremo i primi a scoprire successivamente l'aspetto di questo Constellation. Ancor più in fase prototipale, in alcuni casi era veramente ancora segnato a mano. Sì, tra l'altro anche in modo molto carino, è Yggdrasil ispirato al Pantheon della mitologia nordica, quindi troveremo... Conosco quell'albero. Troveremo i nostri amatissimi Odino, Loki e così via, e insomma sarà qualcosa veramente di interessante, ma soprattutto molto fedele a quello che è la reale mitologia, quindi senza troppi stravolgimenti fumettari. Qua rimaniamo in un ambiente... Non ti aveva mai sentito prima nei giochi d'arte? No, dai, però è bello. Simboli che riconosci subito lontano un miglio mentre percorri i padiglioni della Fenema è quella gigantesca arancia blu. Di blu orange. Sì, è per il Kingdom, ci fa sempre piacere andarla a trovare, anche perché ha un modo di apparecchiare le sue novità che è super super accattivante. E quelle di quest'anno erano parecchie. La prima si intitola Sherlock Express, giusto? Un gioco di carte e di colpo d'occhio in cui i giocatori dovranno capire chi è il colpevole a seconda degli indizi che si trovano sul tavolo. Si girano delle carte, chi è il più veloce a capirlo si aggiudica la carta e ovviamente vince chi ne ha di più. È un gioco piccolino, tascabile, molto pratico, un formato molto pratico ed è soprattutto è giocabile dai 6 anni in più. Anche qui disegni molto accattivanti, molto chiari, con dei musetti di animali con grossi baffi, cappelli, monocoli, Sherlock Holmes. Ok, il prossimo non so se lo so pronunciare bene. Uxmal? Uxmal, certo, come avrei detto io. Uguale. Andiamo in Messico, civiltà Maya. Ok. Mi sa che non era la versione definitiva quella che abbiamo visto. No, però ci si avvicina molto, già abbiamo colto bene l'idea della costruzione di una piramide in base appunto alle offerte che i nostri sacerdoti faranno alle varie divinità, a partire da Quetzalcoatl, poi ce ne sono insomma diverse, tutti quelli che conosciamo, di Pantera, Coccodrillo, insomma anche qua rimaniamo in un pantheon ben definito, ma sembrava veramente interessante poi provvedere nella progressione del gioco la costruzione della piramide secondo delle regole ben precise, insomma vediamo un po' come andrà. Questo dovrebbe uscire, se ricordo bene, ci ha detto a Essen. Bravo, grazie. Il prossimo titolo è Dragon Market, questo mi piace. Bello, tanto. Bello veramente. C'è un pick up and delivery, giusto? Assolutamente. Non sono sicuro di questa definizione perché il gioco è veramente particolare. Sì, posso... Che questa meccanica si svolge stavolta su uno specchio d'acqua praticamente. Con delle imbarcazioni orientaleggianti che trasportano merci e il nostro piccolo lavoratore... Sì. Dovrà andare a recuperare le merci corrispondenti a quelle che trovano sulla sua carta, che di fatto è l'ordinativo, con delle regole molto particolari. Sì, di fatto saltando da una barca all'altra. E la barca ruoterà su un perno che può essere a prua, poppa o centrale e si dovrà spostare in modo ortogonale avanzando fino a che non incontra un ostacolo. Quindi questa parte di rompicapo renderà sicuramente più complesso il gioco. Ma è veramente molto carino. Per me la complessità è divertente. Beh, il prossimo titolo è sempre ambientato in Oriente ed è molto 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 tridimensionale. Sul tavolo era
terrazza dove costruire una sorta di villaggio, di posto, di alberi, di case, di, soprattutto i tetti. Di tetti orientali, tetti in Giappone. Il posto migliore dove possono camminare i ninja. Certo, chi non ha piacere di saltare da un tetto all'altro a un'ora circa prima del sorgere del sole? Il problema è che si rischia di cadere e allora ci viene in aiuto un regolo con un cursore che però noi non potremmo appoggiare direttamente sui tetti per valutare la distanza del salto. Eh no, dovremmo farlo noi a distanza e essere molto bravi a non far cadere il nostro malcapitato ninja giù dal tetto. Come nei vuoi tridimensionali. Perfetto. Poi un titolo che mi è piaciuto talmente tanto, veramente innovativo mi sembra, questo, o meno io non me l'aspettavo. SlideQuest. Innovativo sì, anche se rievoca, avete presente quei labirinti di legno da muovere con le mani in modo da non far cadere la pallina nella trappola? Ecco, SlideQuest riprende un po' questo tema con tantissimi schemi differenti da risolvere, sempre più difficili, divisi in 4 livelli di difficoltà. Ma la cosa bella, ecco, è che esattamente questo, la biglia è sostituita da un simpatico omino, da un simpatico personaggio che dovrà schivare degli ostacoli veramente sempre più complessi, da semplici buche a addirittura cariche di dinamite. Sì. Insomma, ci sarà anche il final boss da affrontare o da buttare giù nel buco. Sarà veramente divertente, da 1 a 4 giocatori a muovere le leve, ci sarà da ridere. Poi il prossimo titolo si intitola Puppy Winchester. Sì, ambientato nel vecchio West e sostanzialmente ripropone tutte le tematiche tipiche del vecchio West. Ci sarà il saloon, ci sarà il treno che attraversa la prateria, ci saranno i cowboy che portano le vacche al pascolo e terreni da acquistare tramite un sistema di aste. Infatti fondamentalmente è un gioco di aste che si confronta su diversi obiettivi e ci sono tanti modi di fare punti, ma alla fine chi vince è quello che avrà più soldi.